In questo video vi farò vedere le attività che abbiamo fatto in questi 18 mesi. Ma che fatica, ragazzi, portare in gita quelli della FEDESPEV o farli venire a pranzo. La FEDESPEV di Pordenone ha organizzato la terza gita sociale nel territorio vicentino di Bassano del Grappa e di Marostica. Dopo i rinomati asparagi di Bassano, questo è il momento delle ciliegie. Poi, a settembre, per chi vorrà approfittarne, ci sarà la celebre partita a scacchi B20 nella piazza del Castello Inferiore di Marostica. Dovete rivolgervi alla Maoni Spiaggi, Pordenone, se volete partecipare alla serata di venerdì 7 settembre 2012. Il costo è di 90 euro. Si parte in pullman da Pordenone alle ore 16. Si fa un breve giro di Marostica con buffet in piedi all'albergo Due Mori e poi alle 21 lo spettacolo in piazza. In serata si rientra a Pordenone. Ah, quella è la vera Villa Veneta. Il senso geografico ve l'ho già spiegato, il senso produttivo in parte anche, e ricordate che c'è questo, cioè proprio è come se la Repubblica di Venezia avesse diviso in piccoli feudi il suo territorio, fornendo a ognuno l'acqua. Palladio ribadisce più volte l'importanza dell'acqua, vedremo poi anche una stanza dentro. E Palladio pensa all'interesse del suo committente, perché se è felice chi paga, avrà nuovi clienti, e quindi tutte le attenzioni vengono prese dalla vita pratica. E date una valenza estetica, ma ogni cosa è fatta in funzione della funzionalità operativa agricola della villa. Il cambiamento di tempo con la necessità di far crescere altre vedute di una villa, quindi cambia proprio completamente la mentalità, la percezione della propria vita e del proprio ruolo all'interno del mondo. Ci sono degli spazi, il proprietario è ben consapevole che da questo punto, quando vede il contadino avvicinarsi, è chiaro il senso di potere. Però è ben consapevole che senza quel lavoratore il suo successo non ci sarebbe. E quindi ecco che noi vediamo testati sia in... Fare a posto, fare a... Del e se mi permettete di un po' di esperienza, diciamo così, guadagnata sul campo in tanti anni di lavoro. Relazione che ho presentato un anno fa circa all'Università della Terza Età di Spilimbergo per le lezioni sul corpo umano. Memoria olfattiva, e qui mi fermo un po', è filogeneticamente la più antica. Ricordiamoci il canto corale. E soprattutto le riflessioni sul cervello e dintorni, contraddicendo la tradizione del chirurgo puramente meccanico, quindi no? Il chirurgo che pensa anche. E proprio su queste riflessioni alimentate dai tanti cervelli vaneggiati, ci tratterrà oggi con la consueta spigliatezza. Buonasera. I feromoni, quindi la riproduzione e la perpetuazione della specie.
Invece a noi oggi l'odorato, oltre a queste cose, serve per sentire il profumo di una rosa, una perdita di gas e la Proust per sentire gli odori dei suoi amati biscotti. L'area di vertice serve per l'identificazione e la selezione dei suoni. L'area frontale è necessaria per iniziare l'espressione verbale. La memoria, altra cosa che non c'è nella mesetta. È una figura della mitologia greca e la personificazione della memoria. Figlia di Urano. Soci vuol dire ponte sull'isonzo, most ponte, soci e la socca isonzo. Su un'altezza a livello del mare di 500 metri più o meno, 406 metri, cioè 500 metri sul livello del lago, invece qua siamo sui 604 metri, mentre l'altezza più, il monte più alto qui intorno è proprio questo, Monte Strasa, chiamato anche Guardia, a 646 metri, dove c'è anche una piccola pista da sci in inverno che poi in estate si trasforma in pista da bob. Di quei bob, no? Molto interessante, la potete vedere, scorgere di fronte. Il lago di Bled ha una lunghezza totale di 2102 metri, che è la lunghezza ideale per fare le regate. Infatti proprio qui si allenano anche i regatisti sloveni e altri, anche internazionali, e si svolgono delle regate ogni anno. Ecco, intervistiamo per l'ennesima volta la sindaco, tanto ci conta sempre le stesse robe. Sì, no. Ormai è il terzo anno, sì, insomma. Allora mi è venuta un'idea. Stamattina queste bestiacce sono molto affamate. È una figura. Sì, sì, sì.
Sì, però dite su chi sa fare. Sì, chiamate il salto. Dimmi, dai. Hai anche le palle, ciao, ci vuole. Ma no, aspetta, chi c'è la tua amica? Aspetta, dove ti siete? Sì, c'è un buco per la tua amica. Ah, vado io. Oh, posso vado? A te. No, avvisa su chi salti. Filippo, no. Posso andare? Sì. Occhio. Avviso. Ma poi cosa fai con tutti questi video, Aldo? Cristo Signor, benedetto colui che viene, nel nome del Signor, benedetto colui che viene, nel nome del Signor, Osanna e Osanna e Osanna Cristo Signor. Per 3 anni l'ultimo ho cominciato a parlare del grande ci deve perdere di saggezza e di vita vissuta, no? Che buona sorpresa, possiamo cominciare? Capi, ci siamo pronti per la prega, dobbiamo pregato.